È stato bello vedere una grande partecipazione da parte della comunità e dei bambini che hanno voluto provare e chiedere, sono risultati molto curiosi e interessati e vedere insomma tanta gente che come volontari danno una mano. Sicuramente si incuriosisce e fa venire voglia di domandarsi che cosa si può mettere a disposizione degli altri, quindi cosa si può fare per aiutare. Diciamo l'essere sempre pronti. Questo è un concetto che dovrebbe essere patrimonio educativo degli adulti e anche dei giovani. L'essere sempre pronti significa che nella speranza che non succeda mai niente di grave, poter essere in grado di risolverlo è un grande pregio, quindi credo che iniziative di questo tipo che tengono viva questo concetto educativo siano estremamente valide, importanti e probabilmente anche da clonare in altre situazioni. Io ho accompagnato i miei due bimbi, Matilde e Alessandro. Abbiamo scoperto tramite Instagram questa possibilità per loro importantissima, perché poter fare concretamente questi lavori da eroi che loro vedono dai libri da sempre, penso che sia un'esperienza per loro davvero significativa e irripetibile.